La tecnologia è sempre più protagonista dei percorsi di diagnosi e di cura. Al Policlinico Gemelli di Roma, per la prima volta in Europa, è stato effettuato un intervento di chirurgia ginecologica con Hugo, nuovo sistema di chirurgia robot assistita messo a punto da Medtronic. Hugo, oltre ad essere frutto di tecnologie avanzate ed innovative, ha costi molto competitivi rispetto alla robotica precedente. E questo potrebbe finalmente far decollare la chirurgia robotica, nata 20 anni fa e ancora utilizzata in appena il 3% di tutti gli interventi chirurgici effettuati ogni anno nel mondo. La nuova piattaforma robotica potrà essere utilizzata sia per patologie ginecologiche benigne, sia per la patologia oncologica. Sicuramente la chirurgia robotica ha avuto da sempre in ginecologia un ruolo importante. Lo ha forse ancora di più come punta avanzata delle forme di endoscopia, perché consente di trasformare interventi anche complessi, a volte da laparotomici a interventi endoscopici. Quindi credo che abbia un grande futuro. La disponibilità di nuove piattaforme robotiche come Ugo può essere un ulteriore avanzamento, un ulteriore strumento in mano ai ginecologi, sia ginecologi-oncologi che per tutta la patologia benigna. Investire in tecnologia significa aprire la strada alla medicina del futuro, per cure sempre più personalizzate, efficaci e mini-invasive, che possono offrire ad ogni paziente l'eccellenza clinica. Eccellenza clinica ed innovazioni tecnologiche sono due temi oggi strettamente correlati. L'innovazione tecnologica garantisce di modificare i processi di cura, garantendo ai nostri pazienti cure sempre più eccellenti, sempre più mini-invasive. La chirurgia robotica rappresenta forse oggi la più straordinaria innovazione in campo chirurgico, consente un cambiamento radicale dei benefici che possiamo offrire ai pazienti e questo è il motivo per cui il Policlinico Gemelli continua a investire in innovazioni tecnologiche, cercando come sempre ovviamente di coniugare gli aspetti di sostenibilità economica con l'eccellenza delle cure. Riteniamo che questa innovazione vada esattamente in questa direzione, portare l'innovazione tecnologica a beneficio di tutti i nostri pazienti.